Bentornati su History Maps. Sì, lo so, il titolo sembra una cialtronata notevole, ma in realtà dire che i Templari c'entrano qualcosa con l'India non è una scemenza totale. Circa. Intanto iniziamo a vedere chi erano i Templari e cerchiamo di toglierci dalla testa tutte le scemenze che History Channel o enigmi alieni ci hanno propinato per tutti questi anni. Dopo la prima crociata per Gerusalemme, bandita nel 1096 e conclusa nel 1099, le forze cristiane riuscirono a ritagliarsi dei piccoli stati sulla costa mediterranea del Levante, i cosiddetti stati crociati, il Regno di Gerusalemme, il Principato di Antiochia e la Contea di Edessa. I nuovi sovrani però incapparono ben presto in un grosso problema. Infatti, degli uomini d'arme che avevano combattuto durante la crociata nei 3 anni precedenti, ben pochi decisero di stabilirsi in Terra Santa. E quindi i nuovi regnanti avevano grosse difficoltà a reclutare un esercito che potesse proteggerli dai futuri assalti dei musulmani. Qualche anno più tardi, un vecchio cavaliere francese di nome Hugh de Payn, che probabilmente aveva combattuto durante la prima crociata, decise di stabilirsi in Terra Santa insieme ad alcuni compagni con la vaga idea di creare un ordine religioso che proteggesse i pellegrini cristiani. La cosa venne resa nota al re di Gerusalemme, Baldovino II, che vide nell'idea la speranza di poter attrarre nuovi cavalieri da tutta Europa che poi avrebbero potuto rimpolpare il suo mal ridotto esercito. Dopo un po' di contrattazione, Baldovino riuscì a convincere De Payn a creare anche un apparato amministrativo per l'ordine, in modo che questo poi potesse gestire tutte le spese necessarie a tenere bene armati gli uomini che ne avrebbero fatto parte. Siglato l'accordo, nel 1120 De Payn e i suoi compagni vennero consacrati dal Patriarca di Gerusalemme come appartenenti all'Ordine del Tempio. Nel caso ve lo chiediate, il nome Tempio Templari deriva dal quartier generale dell'ordine, che si trovava in un'ala del vecchio Tempio di Re Salomone, a Gerusalemme. Negli anni successivi De Payn si recò a Roma e nelle principali corti europee per provare a reclutare nuovi adepti, e soprattutto per convincere Papa Onorio II della bontà dell'iniziativa templare. I racconti sui pericoli corsi dai pellegrini cristiani infervorarono buona parte del clero e dell'aristocrazia del tempo, però in realtà rimanevano ancora alcuni problemi per i templari. Infatti, l'idea di un monaco guerriero era strampalata, se non addirittura blasfema, per la dottrina cristiana. Infatti, secoli prima, i padri della Chiesa avevano stabilito che un sacerdote non potesse mai, in nessun caso, usare la violenza contro il prossimo. Papa Onorio II, però, era molto entusiasta dell'idea e, tra l'altro, con essa sperava di risolvere 2 problemi in un colpo solo. L'Europa occidentale in quel periodo infatti era costantemente piagata dall'azione di bande militari che si dedicavano al saccheggio, all'omicidio, alla rapina. Queste erano composte principalmente da membri della nobiltà, che però non avrebbero ereditato titoli o terre dai propri genitori. Stiamo parlando quindi dei secondi e terzi figli, per intenderci. Questi non volevano fare carriera ecclesiastica e neanche vivere senza rendite personali, e quindi decidevano di dedicarsi a queste attività per arricchirsi. Il Papa sperava che con la creazione di questo ordine cavalleresco sarebbe riuscito a convogliare tutta questa voglia di rivalsa ed energia in qualcosa che non fosse dannoso per la comunità cristiana e che anzi avrebbe aiutato i sovrani di Gerusalemme. Onorio quindi si spese con i principali teologi del tempo per provare a trovare una soluzione al problema. Alla fine Bernardo di Clairvaux, futuro santo e figura chiave del cristianesimo medievale, convinto dagli ambasciatori papali e da De Payn stesso, si convinse a creare una regola per l'ordine, un po' come l'ora et labora, per capirci. In questo modo l'ordine fu ufficialmente creato. L'ordine dei Templari finalmente si stabilizzò, incamerando donazioni, costruendo nuovi castelli in giro per la Terra Santa e diventando quell'esercito d'élite di cui aveva bisogno il re di Gerusalemme. L'ordine, tra l'altro, rispondeva direttamente al Papa e non poteva essere tassato. Col passare degli anni, quindi, i Templari divennero sempre più ricchi e potenti, riuscendo spesso a reinvestire il denaro proveniente dalle donazioni nell'acquisto di nuove terre o addirittura per prestare denaro a chi ne aveva bisogno. Parallelamente alla crescita di importanza dell'ordine, i regni crociati iniziarono a perdere terreno, però. Una rinnovata collaborazione tra le forze musulmane risultò nelle vincenti campagne di Nur ad-Din e del suo successore Salah ad-Din, Saladino, che nel 1187 riuscì a riconquistare Gerusalemme, costringendo il re cristiano a traslocare a San Giovanni d'Acri.
Nonostante i grandi sforzi dei cristiani, nei decenni successivi i sultani d'Egitto riuscirono piano piano a recuperare tutte le roccaforti che avevano perso nel secolo precedente, arrivando nel 1291 a cingere d'assedio San Giovanni d'Acri, l'ultima capitale crociata. Circa un mese dopo l'inizio dell'assedio, i musulmani riuscirono a sfondare le porte, sconfiggendo nei giorni successivi le truppe rimaste in città, principalmente templari e ospitalieri. Finisce quindi l'era delle crociate, con il re di Gerusalemme costretto all'esilio a Cipro. Per i templari però la storia continua. L'ordine ormai da decenni aveva circoscrizioni e distaccamenti in gran parte dell'Europa. Ovviamente qui però le loro doti militari non è che servissero a granché, a parte che nella penisola iberica magari. Quindi cosa facevano? Sostanzialmente i banchieri prestavano soldi a gran parte dei sovrani europei. E fu proprio per un problema di soldi che l'ordine iniziò la sua improvvisa caduta nell'oblio. A inizio 300 sul trono francese sedeva Filippo il Bello, che più di ogni altra cosa desiderava cacciare gli inglesi dal suo regno, solo che non aveva assolutamente il potere economico per sobbarcarsi le spese militari necessarie. Nel 1306 decise di provare a cambiare le carte in tavola. Raggiunse e intimò ai rappresentanti dell'ordine templare in Francia che gli venisse fornito un prestito di 300.000 fiorini, che era una cifra assurda per l'epoca, un po' come prendere tutti i soldi di Jeff Bezos in una botta sola. Nonostante non vantasse di certo dei crediti così grandi nei confronti dell'ordine, il tesoriere dei templari accettò la richiesta e non solo, fece di più, decise di non registrare il prestito, in modo che poi il sovrano non fosse costretto a restituire i soldi. Da questa azione possiamo capire che non fosse stato un grande affare per i templari avvicinarsi alle corti europee. Infatti l'azione del tesoriere fa capire come ormai i templari fossero un'entità politica come le altre e quindi non più impermeabile all'azione di agenti esterni. Quando scoprì cos'era successo, il gran maestro dell'ordine, Jacques de Molay, cacciò subito su due piedi il tesoriere e provò a fare lo stesso anche con il suo supervisore, ma fu costretto a tornare sui suoi passi per un ordine diretto di Papa Clemente V. Quindi un'altra figura entra nell'intrigo. Clemente V era un papa molto più debole rispetto ai suoi predecessori. La situazione di anarchia che si era scatenata a Roma negli anni precedenti aveva infatti costretto la curia papale a scappare a gambe levate e a cercare rifugio presso il re di Francia. Qui, in esilio e con poche risorse, il papato era sostanzialmente in balia del re francese, che difficilmente si perdeva l'occasione di far andare la politica pontificia dalla parte che preferiva. In questo caso specifico, Clemente V non se la sentì di andare direttamente contro Filippo pretendendo la restituzione del denaro, ma anzi decise di reintegrare addirittura il tesoriere corrotto. Comunque la questione non finisce qui. I templari avevano molte altre ricchezze di cui Filippo voleva impadronirsi. Il re quindi decise di iniziare una sorta di campagna di discredito nei confronti dell'ordine, diffondendo in tutta Europa voci che li vedevano come adoratori del demonio, eretici e roba simile. Per sfortuna dell'ordine queste voci attecchirono parecchio sull'opinione pubblica del tempo, che iniziò a pretendere che ci fossero delle indagini sull'operato dei templari. Clemente V si trovò con le spalle al muro e ancora prima di poter organizzare una risposta efficace a questa situazione scoprì negli ultimi giorni dell'estate del 1307 che Filippo aveva fatto arrestare tutti i templari presenti sul suolo di Francia con l'accusa di eresia, senza manco avvertirlo. A quel punto partirono centinaia di processi farsa che, con l'aiuto della tortura, riuscirono a far emergere confessioni anche dei crimini più efferati. Con i templari in grave pericolo, Clemente riuscì in qualche modo a non farsi scavalcare completamente, ottenendo la ripetizione di alcuni dei processi, questa volta sotto supervisione papale. Dopo aver constatato che non c'era alcuna traccia di eresie radicate negli usi dell'ordine, Clemente decise di assolvere tutti i templari dalle accuse più gravi. Ma dato che comunque alcune delle condanne minori rimanevano in essere, decise di integrare ciò che rimaneva dei templari nell'ordine degli ospitalieri, che invece godeva ancora di ottima reputazione. Come potete immaginare, tutta questa cosa non fece molto piacere a Filippo. Nel 1309 fece bruciare vivo un vescovo fedele a Clemente, con l'accusa di stregoneria. E oltre a questo rimise in moto la sua macchina del fango, questa volta direttamente contro il pontefice, mettendo in giro la voce che difendesse i templari perché complice delle loro nefandezze. Per salvare la faccia, Clemente fu costretto a tornare sui suoi passi. Ordinò a tutte le diocesi europee di indagare a fondo sull'attività dei templari, sperando di poter comminare delle pene che non fossero troppo sanguinose
per l'ordine che alla fine aveva servito fedelmente il papato per quasi 200 anni. Filippo si poteva invece considerare soddisfatto del compromesso. L'ordine di fatto cessava di esistere e la corona era riuscita a incamerare una buona parte delle proprietà dei templari in Francia. Gli unici che non presero bene la notizia furono i capi dell'ordine, che come capri espiatori avrebbero dovuto passare il resto della loro vita in prigione. Il Gran Maestro de Molay si ribellò infatti nel momento in cui venne letta la sua condanna, ritrattando tutto quello che aveva confessato nei mesi precedenti. Con i delegati papali incerti sul da farsi, Filippo prese nuovamente in mano l'iniziativa, mandando a rogo de Molay e uno dei suoi più fidati sottoposti, chiudendo una volta per tutte la questione. Quindi per i Templari sembra finita, ma in India non ci siamo ancora arrivati. Quindi andiamo in Portogallo. Come dicevamo prima, la penisola iberica era forse l'unico posto in cui gli ordini cavallereschi facevano quello per cui erano nati, ossia combattere gli infedeli. Ovviamente i Templari si erano diffusi anche qui, tra i regni di Castiglia, Aragona e Portogallo. Dopo la definitiva condanna dei Templari, il re Dinis di Portogallo iniziò a pensare di poter fare come era successo in Francia, quindi di incamerare tutti i beni che erano un tempo appartenuti all'ordine. Il Papa però si oppose. Si arrivò a un compromesso solo nel 1319, con la creazione di un nuovo ordine cavalleresco, l'Ordine di Cristo, che avrebbe accolto tutti gli ex templari e le loro ricchezze. Vi potreste chiedere che cosa ci guadagnava il re Dinis da questo accordo? Beh, l'ordine sarebbe esistito solo in Portogallo, quindi l'aristocrazia locale avrebbe avuto vita abbastanza facile nello scegliere i capi dell'ordine e quindi a gestirne anche le risorse. Tra l'altro, col passare degli anni divenne prassi che il Gran Maestro dell'Ordine fosse uno dei figli minori del re o addirittura uno dei suoi bastardi. Circa un centinaio d'anni dopo la fondazione dell'Ordine divenne Gran Maestro il Principe Enrico, detto il Navigatore. Questo era un uomo parecchio intraprendente e anche volto all'innovazione, tanto che già prima di entrare nell'Ordine si era circondato di un gruppo di matematici, astronomi, ingegneri navali che poi avrebbe formato il nucleo della cosiddetta scuola di Sagres, una sorta di accademia navale nella quale si perfezionarono invenzioni come la caravella, la costruzione delle mappe, la bussola. Quando si trovò con le finanze dell'ordine sotto controllo, Enrico cominciò a finanziare un gran numero di spedizioni esplorative verso il Golfo di Guinea, a quell'epoca ancora praticamente inesplorato per gli europei. Parte così, nella prima metà del 400, la cosiddetta Età delle Scoperte, il primo grande balzo verso la globalizzazione. Le spedizioni continuarono anche dopo la morte di Enrico e sempre con lo sforzo economico e logistico dell'Ordine di Cristo, del quale fecero parte anche i più importanti esploratori portoghesi, come ad esempio Bartolomeo Dias, Vasco da Gama, Pedro Cabral, Ferdinando Magellano. Poi sappiamo com'è andata. Il Portogallo creò un florido impero marittimo nell'Oceano Indiano, che si basava non sul possesso di grandi territori, ma sul controllo dei più importanti centri commerciali. Vi lascio qua su un video di qualche settimana fa in cui parlo un po' più nel dettaglio di come funzionavano questi imperi navali. Quindi i Templari sono scappati in India? Non proprio. Però possiamo dire che senza le loro ricchezze per i portoghesi sarebbe stato molto più difficile esplorare le coste dell'Africa prima e poi quelle dell'Oceano Indiano. Tra l'altro l'Ordine di Cristo continuò a esistere per molti altri anni e continuò a fornire supporto militare all'impero portoghese. Siamo arrivati in fondo anche questa volta. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Lasciate un like e già che ci siete iscrivetevi al canale. Ciao!